diretta dalla Chiesa Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia di Torino, di via Spalato 9B, trasmettiamo la predicazione della Parola di Dio. Buon ascolto. Verrà il giorno in cui marceremo sulle strade dorate insieme al nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. Stavo pensando proprio ora che è passato un anno da quando ci siamo visti in occasione del raduno, dell'incontro delle chiese qui del Nord-Ovest. È stata una bella occasione di stare insieme, ma all'epoca chi avrebbe mai immaginato che il 2020 sarebbe stato l'anno che è stato. Nessuno poteva immaginarlo e anche i cosiddetti profeti o pronosticatori non avevano previsto tutto questo. Certo, il Signore ha ogni cosa sotto il suo divino controllo. Tante cose sono cambiate, ci siamo adattati anche a questa nuova realtà. Sappiamo che nulla accade per caso, ma Dio è sovrano, Dio regna, vero? Ed Egli sa quello che accade, prima ancora che avvenga, Egli dispone ogni cosa. Ringrazio il Signore per l'opportunità che ho di stare qui insieme a voi questa sera, ringrazio il fratello Angelo Gargano, il pastore di questa comunità che gentilmente mi ha invitato, sono onorato e prego che il Signore mi aiuti per esporre la sua parola questa sera. Certamente abbiamo un particolare legame con
pastore Gargano per il fatto che operiamo insieme anche per l'opera missionaria, per il Dipartimento Estero. Abbiamo trascorso tanti bei momenti insieme nell'opera di Dio sul campo del Signore. Per questo periodo ci siamo dovuti un po' fermare, abbiamo dovuto rallentare la nostra corsa, ma non è stato tempo sprecato, perché credo che anche questo periodo sia stato importante per una chiara riflessione, meditazione e anche un rafforzamento spirituale, perché noi sappiamo molto bene che niente e nessuno può fermare l'opera di Dio. È vero? La Chiesa del Signore va avanti, l'opera di Dio va avanti e noi vogliamo continuare a servire il Signore fedelmente. Vi do i saluti delle chiese che Dio mi dà grazia di curare e domenica, se avete piacere, darò il vostro saluto. Amen. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, il versetto 25 fino al versetto 34. Un passo della scrittura, credo, molto noto a tutti. Leggiamo queste parole di Gesù che ancora oggi possono avere effetto nella nostra vita e incoraggiare le anime nostre. Matteo, capitolo 6, dal versetto 25 a 34. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Parole di Gesù, parole molto belle, importanti. Potremmo dire che qui ci troviamo di fronte a una vera e propria miniera di lezioni spirituali, ma io questa sera, con l'aiuto di Dio, vorrei soffermarmi su una espressione che troviamo proprio al versetto 25, in altri versetti, ma all'inizio della lettura abbiamo trovato che Gesù dice non siate in ansia. E facendo attenzione in questo passo possiamo notare che per ben cinque volte, in pochissimi versetti, per ben cinque volte Gesù fa riferimento all'ansia, per tre volte in forma imperativa e due volte sotto forma interrogativa, al
versetto 27, ecco l'interrogativo: chi di voi può con la sua preoccupazione, ansia, aggiungere un'ora sola alla sua vita? E poi al versetto successivo, il versetto 28, anche qui c'è questo concetto espresso sotto forma di domanda: e perché siete così ansiosi per il vestire? Perché siete ansiosi? Gesù chiede. Ma come dicevo prima, ci sono tre versetti nei quali c'è l'imperativo, c'è l'ordine, c'è il comando. Versetto 25, non siate in ansia. Al versetto 31, non siate dunque in ansia. Al versetto 34, non siate dunque in ansia. Quante volte ce lo deve ripetere Gesù? E perché questa ripetizione? Perché in qualche modo noi abbiamo la tendenza a dimenticare, la tendenza ad essere ansiosi. Gesù affronta un argomento che era di attualità allora, ma è anche di attualità e molto più forse ai nostri giorni. L'ansia è un problema molto, ma molto attuale. Questa affannosa agitazione interiore che è provocata dalla bramosia, provocata dall'incertezza, provocata da mille fattori diversi. E se c'erano motivi per essere ansiosi all'epoca, circa 2000 anni fa, credo che oggi i motivi per cui essere ansiosi siano molti di più. Le cause dell'ansia possono essere le più svariate, ma non vi parlerò di queste cause questa sera, anche se possiamo accennare alla paura, che ne so, di un conflitto a livello mondiale, delle guerre, disastri ambientali, catastrofi, lo stress della vita quotidiana che ci spinge a produrre, a superare gli altri, a correre. Insomma, ci sono tanti fattori che in qualche modo non fanno che acuire questo problema nella nostra vita: l'aumento della violenza, i pericoli che sono dietro l'angolo e anche ovviamente i contagi, i flagelli, le epidemie a livello mondiale. Ci sono tante cose che ci rendono ansiosi. Ecco perché ancora di più oggigiorno abbiamo bisogno di prestare attenzione a questa parola di Gesù. Gesù si rivolge a te e a me questa sera e dice: non essere in ansia, non essere in ansia. E qualcuno potrebbe forse dire: è facile dirlo. Gesù, se lo dice, significa che noi possiamo applicare questa parola. È vero? Non siate in ansia. Gesù ci propone qui degli esempi, delle illustrazioni, parla degli uccelli del cielo, non abbiamo il tempo di parlare di queste cose, parla dei gigli della campagna, parla dell'erba e di come Dio nel suo piano meraviglioso si occupi di ogni cosa senza che questi uccelli o gigli o erba si preoccupino di qualcosa, perché Dio sa quello che deve fare. Ora noi come credenti, come figlioli di Dio, sappiamo che Dio si prende cura della nostra vita. È vero? Dio si prende cura della nostra vita e noi possiamo avere fede nel Signore Gesù, perché Gesù ha pagato il prezzo del nostro peccato. Gesù è venuto sulla terra, ha dato se stesso sulla croce del Calvario e con quest'opera meravigliosa, stupenda, quest'opera espiatoria completa, Egli ci ha garantito la possibilità di vivere una vita serena. Gesù stesso ha detto: io vi do la mia pace e non la do come la dà il mondo.
Cristo vuole mettere in pace il nostro cuore. E notate che prima di sgridare il vento e il mare in tempesta, Lui mette pace nei nostri cuori. Non siate in ansia. Cristo sulla croce ha risolto tutti i nostri problemi. Cristo ha pagato non solo per i nostri peccati, per le nostre iniquità, per le nostre trasgressioni, ma Cristo ha dato la sua vita anche perché noi potessimo vincere i mali, perché fossimo guariti dalle nostre malattie, perché potessimo avere, non dico una vita facile, non dico una vita felice, ma avere una pace profonda nei nostri cuori. Non siate in ansia. L'ansia è strettamente legata alla paura. E l'ansia dirotta la nostra attenzione su guai prima ancora che questi arrivino. Questa è l'ansia. Ti fa preoccupare prima del tempo, in altre parole. E quindi prosciuga le tue energie, le tue forze, quelle energie e quelle forze che Dio ti ha dato per impiegarle, per affrontare i problemi, per assolvere il proprio compito, vengono piuttosto depauperate dall'assillo di quello che potrebbe accadere. Signore, aiutaci ad affrontare i problemi secondo la Tua volontà e nei tempi giusti. Ora, vorrei affrontare questo tema in una maniera un po' particolare stasera. Vorrei prendere spunto da una ricerca effettuata da qualcuno che si è premurato di capire il perché delle nostre ansie. Da che cosa sono causate le nostre ansie? Facendo una vera e propria statistica. E l'esito di questa ricerca ci dice, prima di tutto, che il 40% delle ansie è dovuto alle cose che non accadranno mai. 40% delle ansie è dovuto alle cose che non accadranno mai. Cioè noi abbiamo la tendenza di preoccuparci per cose che poi non succederanno. C'è una storia che ho letto di un musicista, suonatore di fagotto, che suonava nell'orchestra di Arturo Toscanini, e una sera questo musicista era particolarmente nervoso, si recò dal direttore d'orchestra e disse: maestro, io non sono assolutamente capace di prendere il mi bemolle alto. E Toscanini lo guardò con un sorriso e gli disse: stai tranquillo, perché nella tua partitura non c'è il mi bemolle alto. In altre parole, ti stai preoccupando per nulla. Credo che questo succeda anche a noi, molto spesso. Ci preoccupiamo per cose che non sono. Ricordo con il sorriso una storiella che penso sia emblematica, una donna che aveva continuamente paura dei ladri e ogni notte, quando sentiva qualche piccolo rumore, diceva al marito: ci sono i ladri, ci sono i ladri. Il marito la rassicurò dicendo: stai tranquilla, se ci sono i ladri, quelli non fanno rumore. E la donna accettò questa risposta. Poi le notti successive, quando non sentiva i rumori, cominciava a dire: ci sono i ladri, ci sono i ladri, perché non c'era nessun rumore.
E questo ci fa capire che a volte non ci sono i problemi, ma ce li creiamo con il nostro modo contorto di ragionare. Ma dobbiamo ammettere, fratelli e sorelle in Cristo, che molte nostre ansie sono infondate e sono inutili. Il 40% delle ansie è dovuto a problemi che non ci saranno mai. Signore, aiutaci a non preoccuparci per cose inutili e infondate. Il 30% delle ansie è dovuto a cose del passato che non possono essere cambiate. Vale a dire, quello che è stato non può interferire sulla nostra vita di oggi. Vi leggo la frase, non è una frase mia, di un commentatore che dice: l'ansia fa sprecare il tempo di oggi per bloccare le opportunità di domani con i problemi di ieri. L'ansia ti fa sprecare il tempo di oggi per bloccare le opportunità di domani con i problemi di ieri. I problemi di ieri sono ormai archiviati. Le cose brutte accadute non possono essere modificate a posteriori. L'unica cosa che riescono a fare è proiettare un'ombra sinistra sulla nostra vita di oggi. Ci rendono ansiosi e preoccupati con il ricordo delle cose brutte, delle cose che non avremmo dovuto fare. Ora, Cristo è venuto non per modificare i fatti di ieri, ma Gesù è venuto per cancellare i fatti brutti di ieri. È vero o no? Gesù è venuto per cancellare i nostri errori, per cancellare i nostri peccati, per rimuovere il peso di un passato che non è poi così onorevole, di cui non andiamo fieri. E vi voglio dire questa sera che il Signore non solo ha rimosso il peso del peccato, ma gloria a Dio, ha rimosso pure il ricordo del peccato. E solo così possiamo essere liberi dalle ansie delle cose passate, le cose brutte. Ma anche le cose belle che potevano succedere non sono successe, non sono accadute. Ah, se avessi fatto questo. Ah, se avessi fatto quest'altro. Non rendere la tua vita infelice sulle ipotesi, con tutti questi se. Cristo oggi ci offre delle meravigliose opportunità e noi le vogliamo sfruttare. Oggi il Signore ci dà la possibilità di servirlo, e se noi vogliamo liberarci dall'ansia, non dobbiamo fare altro che approfittare delle occasioni che il Signore ci offre e servirlo fedelmente nel tempo che Egli ci assegna. 40%. 30%, fate un po' i calcoli. Il 12% delle ansie è dovuto alle cose che dicono di noi i critici. E per lo più, molto spesso, sono cose non vere. Hanno mai parlato male di te? Hanno mai fatto dei commenti sgradevoli sul tuo conto? Ora, ci sono delle persone che superano con nonchalance, come si suol dire, superano senza pensarci troppo a quello che gli altri dicono. Ci sono altri invece che in qualche modo metabolizzano le critiche, sono soggetti, sono particolarmente sensibili e quindi si crea uno stato ansioso. Ora, io quello che voglio dirvi questa sera è che se le cose che dicono sul vostro conto non sono vere, non c'è alcun motivo per cui essere ansiosi.
Non c'è nulla per cui preoccuparsi, non c'è nulla di cui vergognarsi se quelle cose non sono vere. Se poi quelle cose dovessero essere vere, ugualmente non c'è motivo di essere ansiosi. L'unica cosa che dobbiamo fare è correggere i nostri errori. E quando noi correggiamo i nostri errori, possiamo volare alto, possiamo superare agevolmente la critica e la maldicenza. Vorrei darvi ora un'altra percentuale. Il 10% delle ansie è causato dal nostro stato di salute, che ovviamente peggiora, il nostro stato di salute peggiora con l'ansia. C'è una vera e propria branca della medicina, che è la psicosomatica, e gli esperti ci dicono che molte malattie sono causate proprio dallo stato d'ansia, disturbi psicosomatici che si possono considerare delle vere e proprie malattie e che comportano anche dei danni a livello organico. Sono molto spesso queste malattie psicosomatiche causate proprio da fattori emozionali o aggravate da fattori emozionali. E in pratica la risposta del nostro fisico a certi assilli e problemi interiori. Ci possono essere diverse conseguenze. Ora non vorrei che arrivassimo alla conclusione che tutti i nostri mali siano dovuti a problemi di ansia o di preoccupazioni, cause psicologiche, emozionali, però molto spesso gli studiosi parlano di queste conseguenze come l'ipertensione, l'asma, la colite ulcerosa, l'ulcera gastroduodenale, l'eczema, anche la stanchezza cronica, le vertigini, i dolori muscolari, continui raffreddori, influenza. Non so se avete qualcosa del genere, spero di no, che siete tutti sani, siate tutti in buona salute. E molto spesso coloro che sono particolarmente ansiosi vivono proprio fisicamente i danni di questo loro stato d'animo. E molto spesso non sono neppure così compresi dai medici, tant'è vero che molto spesso il medico risolve tutto dicendo è lo stress, è un periodo di stress, e assegna le solite medicine, i soliti farmaci che voi conoscete. A volte neppure i propri cari, i propri familiari ci capiscono pienamente e pensano che siamo dei malati immaginari. Ora, quello che voglio dirvi questa sera è questo: l'ansia non ci guarisce, anzi peggiora il problema. L'ansia non ci fa uscire fuori dal problema fisico, dalla malattia. Quindi è meglio non essere ansiosi, è meglio affidarsi al Signore Gesù. Egli è colui che perdona tutte le nostre iniquità e che sana tutte le nostre infermità. Portiamo i nostri pesi al Signore, affidiamoci a Lui. Perché permettere che quel mal di testa ti assilli e pensi che sia qualcosa di così grave, di così serio? Perché pensare che quel piccolo dolore fisico sia l'anteprima di un male incurabile? Fratelli e sorelle in Cristo, la nostra fiducia deve essere nel Signore, il dottore di Israele, colui che guarisce il suo popolo. Noi abbiamo fiducia in Lui e sappiamo che con la nostra preoccupazione non miglioreremo la situazione. Abbiamo bisogno di fede, fede in colui che può operare. Un'ultima cosa e concludo. 40% cose che non accadranno mai, 30% cose del passato, 12% cose che dicono di noi i critici, 10%
il nostro stato di salute, l'8% delle ansie è dovuto effettivamente ai problemi reali che dovremo affrontare. L'8% delle nostre ansie è dovuto effettivamente a problemi reali che dobbiamo affrontare. Allora qualcuno dirà: ci sono problemi, c'è l'8% che ci può rendere ansiosi, ci potrebbe rendere ansiosi, ma io voglio dirvi che quest'8% lo dobbiamo mettere nelle mani del Signore. Non dobbiamo affrontare neppure l'8%, ma dobbiamo mettere tutto nelle mani del Signore. Hudson Taylor, l'apostolo della Cina, un uomo di Dio che ha portato la parola del Signore in questa vasta nazione, un giorno disse ai suoi collaboratori: mettiamo il nostro lavoro, i nostri piani, mettiamo noi stessi, mettiamo i nostri cari, il nostro tutto dritto nella mano di Dio. E poi, quando gli avremo dato tutto, non ci sarà più nulla di cui essere ansiosi. Gloria a Dio! Potrebbe sembrare una cosa scontata, ma molto spesso anche le cose scontate non riusciamo a metterle in pratica. Quest'uomo di Dio ci dice: mettiamo tutto nelle mani del Signore. Il nostro lavoro, il nostro futuro, il nostro presente, la nostra famiglia, noi stessi, tutto quello che riguarda la nostra vita. E quando tutto è nelle mani del Signore, non ci rimane più nulla di cui preoccuparci. Gloria al nome del Signore. L'Apostolo Pietro dice nella prima epistola, al capitolo 5, versetto 7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, gettando su di lui ogni vostra ansia, potremmo dire, perché egli ha cura di voi. E notate che non dice neppure deponendo gentilmente, delicatamente le vostre preoccupazioni ai piedi del Signore. Dice gettando su di lui. È qualcosa che tu lanci lontano, qualcosa di cui ti vuoi liberare. Non è mancanza di stima e di rispetto nei confronti del Signore, ma è il Signore stesso che ce lo dice: getta via da te questa cosa, ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Gloria al nome del Signore. E troviamo anche l'Apostolo Paolo che parla di questo argomento quando ai Filippesi al capitolo 4, versetto 6, dice: non angustiatevi di nulla. Angustiarsi è un termine forse un po' antico, antiquato. Significa addolorarsi, affannarsi, angosciarsi, preoccuparsi, rattristarsi, tormentarsi. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Gloria a Dio, non siate in ansia, non angustiatevi di nulla. L'unica cosa che ci rimane da fare è portare i nostri pesi ai piedi del Signore, perché Egli ha cura di noi. E dice l'Apostolo Paolo di accompagnare queste nostre richieste in preghiera con i ringraziamenti. Perché i ringraziamenti? È il ringraziamento della fede, perché quando andiamo ai piedi del Signore sappiamo che Egli già ci ha risposto. Amen. Abbiamo fiducia in Lui, sappiamo che Egli è pronto a fare al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo. E Gesù ha portato, lo ribadisco, Gesù ha portato sulla croce tutto quello che ci potrebbe rendere ansiosi. Gesù ha inchiodato ogni cosa alla croce e in Lui possiamo trovare il perdono, la pace, la gioia, la serenità, la forza per vivere anche nei momenti più difficili. Sappiatelo, fratelli e sorelle, che
le prove, le difficoltà arrivano, ma poi vanno via, il Signore rimane. Il Signore è sempre sovrano, il Signore continua a governare la nostra vita, il Signore continua ad avere ogni cosa sotto il suo divino controllo. Il sole la mattina sorge senza che io mi preoccupi e il sole tramonta senza che io faccia nulla per il tramonto, c'è qualcun altro che ci pensa. E i nostri giorni sorgono per volontà del nostro Dio benedetto in eterno. Ci saranno giorni belli, giorni felici, giorni benedetti, giorni di successo, giorni di trionfo, giorni di progresso, giorni di avanzata. Ma ahimè, ci saranno anche dei giorni difficili, dei giorni complicati, dei giorni grigi, dei giorni monotoni, ma sia che splenda il sole o che ci sia la tempesta, sappiamo chi ci accompagna il Signore. E leggevo proprio domenica alle chiese il Salmo 23, quando anche attraversassi la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno. Non perché sono forte, non perché sono bravo, non perché sono capace, ma perché tu sei con me. Dice il profeta Malachia, ma per voi che temete il suo nome si leverà il sole della giustizia e guarigione sarà nelle sue ali. Fratelli, sorelle, vogliamo veramente fare nostra questa parola? Questo imperativo, quest'ordine, questo comando che il Signore Gesù ci rivolge in maniera così ripetuta, non siate in ansia. E se Lui ce lo chiede è perché ci ha dato i mezzi per non essere ansiosi. A Dio sia la gloria. Gloria a Dio, vogliate alzarvi, vogliamo adorare il Signore con tutto il cuore, accettare questo comando che ci viene da Gesù e riporre ogni cosa nelle sue mani. Alleluia, gloria a Dio. Abbiamo un Dio fedele, preghiamolo, adoriamolo. Permettiamo allo Spirito Santo di riportare la calma dove c'è l'agitazione, la pace dove c'è il turbamento. Alleluia! Abbiamo un Dio meraviglioso che vogliamo adorare, che vogliamo innalzare. Egli ha provveduto, abbiamo sentito, il necessario perché noi possiamo vivere nella calma, nella fiducia, sapendo che Lui si prenderà cura di noi. Alleluia! Che privilegio poter deporre la nostra vita nelle sue mani. Ciò che ci riguarda, ciò che amiamo, vogliamo riporre ogni cosa nelle sue mani. Lui ne avrà cura. Gloria al nome del Signore. Alleluia! Adoriamo il Signore. Riconosciamo lo nostro Dio. Riconosciamo che Egli si è preso cura di noi e lo farà ancora nel futuro, fino all'eternità. Egli non lascia mai le cose a metà. Ha iniziato un'opera buona, la porterà a compimento, tranquilli, fiduciosi, sereni, in Gesù. Alleluia. Grazie, Padre. Sei meraviglioso, Signore. Alleluia!
la nostra vita dimori nelle sue mani, tra le sue braccia. Alleluia! Abbiamo un Padre meraviglioso al quale andare. Gloria al nome del Signore. Alleluia! Ringraziamolo perché Egli si prende ancora cura di noi. Alleluia! Hai ascoltato la predicazione della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia di Torino, di Via Spalato 9B. Per contattarci puoi scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@adi-torino.it. Ti invitiamo a continuare a seguirci sui nostri canali social e su Radio Evangelo Torino.